Buonasera. Dunque, siamo alla seconda tappa di questo nostro viaggio tra gli uomini che hanno fatto il Risorgimento, che hanno fatto l'Italia Unita. Stasera raccontiamo un altro pezzo di Risorgimento attraverso la figura, la personalità di Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele è probabilmente un personaggio di stazza inferiore rispetto a Cavour, rispetto a Garibaldi, dal punto di vista intellettuale, politico, anche umano. Per quel che valgono questi giudizi, si capisce, però è stato un protagonista comunque, è stato un protagonista nel bene e nel male, e attraverso l'analisi del personaggio, delle sue reazioni, delle sue decisioni, delle sue idee, si scoprono tanti retroscena del Risorgimento. Vittorio Emanuele è forse, fra questi personaggi di cui parliamo, quello per cui è più vistoso lo scarto fra la leggenda costruita dalla propaganda e l'uomo come si rivela attraverso le testimonianze di chi l'ha conosciuto e attraverso le sue stesse carte, la sua corrispondenza. Vittorio Emanuele II, una volta, adesso non so quanto sia ancora corrente il soprannome, ma era conosciuto come il re galantuomo, e questo appellativo forgiato dalla propaganda dinastica era corrente già durante la sua vita. Poi in privato, e neanche tanto in privato, altri avevano su di lui opinioni diverse. Non è detto che avessero ragione, sia chiaro. Io però comincio lo stesso dalle opinioni che sono in più vistoso contrasto con la leggenda del re galantuomo. Nel 1867 il ministro degli esteri inglese, Lord Clarendon, è a Firenze. Firenze, capitale d'Italia in quel momento. L'Italia è già unita da un pezzo. Vittorio Emanuele II è primo re d'Italia. Cavour è già morto. A Firenze Lord Clarendon parla con i ministri e si informa sull'opinione che hanno del re. Mi dissero, e da qui parte una citazione letterale, dice Lord Clarendon, mi dissero che era ipocrita e ignorante, un intrigante che nessun onest'uomo poteva servire senza danno per la sua reputazione. Tutti sono d'accordo nel giudicare il re un imbecille. È un disonesto che mente con tutti. Questo dunque è il parere dei ministri che servivano Re Vittorio e che lavoravano con lui in quegli anni a Firenze. Vedremo poi quanto questo parere fosse di parte. Lo era, certamente. Era il parere di ministri che dovevano lavorare con un re che aveva imparato solo fino a un certo punto il mestiere di re costituzionale. E fare il ministro di un re che, come vedremo, tendeva a fare politica per conto suo, infischiandosene spesso allegramente del governo, delle sue opinioni, eccetera, non era certamente facile. Che fosse ignorante, come dissero i ministri a Lord Clarendon, è possibile, non è forse nemmeno così rilevante. Tuttavia, siccome i pareri altrui sono sempre interessanti, vediamo i pareri che gli insegnanti di Vittorio Emanuele davano su di lui, ragazzino, a scuola. Vittorio Emanuele a scuola seguiva un programma severissimo, ebbe un'istruzione in innumerevoli materie con una scaletta militaresca, e però i giudizi dei suoi insegnanti, come risultano agli atti, sono del tipo: è sempre addormentato, lavora poco o nulla, lavora con somma noia e indolenza. Con tutto questo gli facevano fare gli esami, poi lo promuovevano di solito, ma a margine del verbale scrivevano: può dirsi che il principe agli esami non ha risposto nulla di nulla. Questo può essere consolante per i più giovani fra noi, insomma, si può sempre... Detto questo, per esempio, un punto a favore di Vittorio Emanuele è che ha avuto un'educazione in italiano, in lingua italiana voglio dire, diversamente da Cavour che nei primi anni era stato educato in francese. Vittorio Emanuele parla e scrive piuttosto volentieri in italiano, non un grande italiano, ci capiterà di avere qualche esempio, però certamente la sua educazione, se non altro, è avvenuta in quella lingua. È una questione di generazione, Vittorio è più giovane, Vittorio è nato nel 20, quindi ha 10 anni meno di Cavour, a 13 anni meno di Garibaldi, e questo uno non lo tiene sempre presente, perché per noi queste sono delle icone, dei monumenti, tutti uguali in qualche modo, no? Invece quando pensiamo al rapporto fra il re e il suo primo ministro, o fra il re e Garibaldi, ecco, bisogna anche ricordarsi che il re è nettamente più giovane di loro. Anche se
possono sembrare pettegolezzi indegni della storia, mi vorrei soffermare un istante sull'aspetto fisico di Vittorio Emanuele, perché l'aspetto fisico di un re è qualcosa che può avere una rilevanza politica. Quando un re va in giro per il mondo, va ospite nelle altre corti, ebbene, viene giudicato per il suo comportamento, per la sua buona educazione, tanta o poca, pochissima nel caso di Vittorio, dicono tutti, ma anche per il suo aspetto fisico. E del resto tutti abbiamo presente la maschera di Vittorio Emanuele, questa facciona con questi lineamenti così marcati. Ecco, è molto curioso il fatto che mi è capitato di imbattermi in commenti sull'aspetto di Vittorio Emanuele, molto simili pur venendo da fonti diverse. Lo scultore Marocchetti dice di Vittorio: ha in sé qualcosa di selvaggio, di pittoresco, che non manca di grandezza e fa pensare a un re unno, a un capo barbarico. Ecco, voi capite che avendo trovato questa citazione sono rimasto abbastanza stupito quando ho scoperto che allorché Vittorio è andato in Inghilterra, un famoso diarista della corte inglese, Greville, scrive di lui: sembra un capo di Eruli o di Longobardi. Ecco, naturalmente questo non era necessariamente un buon biglietto da visita nelle corti europee di metà Ottocento, ma è interessante questa convergenza. Greville aggiunge: il tipo più depravato e dissoluto del mondo. Qui mi fermerò un istante su un pettegolezzo, anche perché ieri abbiamo parlato di Cavour e qualcuno mi ha giustamente rimproverato di non aver accennato neanche di sfuggita alla contessa di Castiglione e relativi pettegolezzi. Quindi stasera mi concederò qualche pettegolezzo in più. Molti sapranno che corre un pettegolezzo secondo cui in realtà Vittorio Emanuele non era figlio di Carlo Alberto, ma era stato sostituito nella culla. E questo nasceva proprio dalla vistosa differenza di stile e di comportamento fra l'ascetico Carlo Alberto e il carnalissimo invece Vittorio. Cos'era successo? Che in effetti è successo che quando Vittorio Emanuele era appena nato è sfuggito per miracolo a un incendio nel quale è morta di ustioni la sua balia. E a partire da questa vicenda è poi entrata in circolo in seguito la leggenda secondo cui in realtà il bambino era morto e lo avevano sostituito con un altro. Va detto che Vittorio Emanuele aveva un aspetto fisico, un modo di comportarsi pesantemente diverso rispetto al suo padre austero e ascetico, ma se voi guardate i lineamenti non è detto che fosse così. Provate a prendere, se vi capita, a guardare su internet una moneta di Carlo Alberto, coniato ovviamente quando Vittorio era bambino, quindi senza nessuna possibile frode. Ecco, nelle monete di Carlo Alberto si vede benissimo che il profilo di Carlo Alberto era singolarmente simile a quello di suo figlio. Cioè singolarmente, perché singolarmente? Ovviamente simile, ecco. Aggiungerei un'altra cosa, se facciamo un pettegolezzo facciamolo fino in fondo. Sarebbe stato particolarmente assurdo che sostituissero questo bambino nella culla, anche nell'ipotesi che fosse morto, perché questo succede nel 21, quando Carlo Alberto è un giovane principe, lontanissimo dal trono ancora, è perfettamente in grado di fare altri figli, come infatti ne farà, e quindi se anche gli fosse morto il primogenito in culla, l'idea che mettessero in piedi questa macchinazione pericolosissima, perché se qualcuno la scopre che figura ci si fa poi, ecco, per sostituire il bambino, francamente è un'ipotesi così poco economica. Restiamo per un momento al comportamento, alla buona educazione di Vittorio, ripeto, un po' per il divertimento del pettegolezzo naturalmente, ma anche perché queste cose, quando riguardano un re, hanno una valenza politica. Il re va in giro per le capitali europee e sovrani e ministri europei prendono nota del tipo e del suo comportamento. Un altro giudizio al momento della sua visita a Londra. Il re è di modi molto bruschi e dice qualsiasi cosa gli passa per la testa. La sua conversazione è certo molto originale e spesso buffa, per quanto rozza e militaresca al massimo grado. Quando va a Parigi, i commenti alla corte di Napoleone III sono dello stesso tono. Il suo comportamento è molto rozzo e si racconta che dice cose irripetibili. Lo dico, non lo dico, ma sì, mi accuserete di essere uno storico poco serio. All'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, e questo lo confida la stessa imperatrice Eugenia, Vittorio Emanuele dice che Parigi gli piace tantissimo. Ha scoperto che le parigine non portano le mutande. Testuale: è un cielo azzurro che si è aperto ai miei occhi.
Vittorio Emanuele è un uomo di robusti appetiti in tutti i sensi, è un uomo che ha innumerevoli relazioni, figli illegittimi dappertutto, si sparge già fin dai primi anni del suo regno la barzelletta che corre in Piemonte e che è un re che ha saputo davvero essere il padre del suo popolo. Gli si attaglia talmente che può averla messa in giro lui, secondo me, tutto sommato. Dopodiché, di nuovo, è un sovrano che ha degli appetiti, che li controlla poco, che non vede perché dovrebbe controllarli, a rischio che questo politicamente gli si possa ritorcere contro. È certamente uno che parla senza pensarci, tanto lui è il re e può dire quello che vuole. Aggiungo ancora un commento, stavolta cito un diplomatico francese, Lidoville, che ho già citato ieri più volte, che sul re afferma: Sua Maestà Sarda ama vantarsi, è poco amica della verità, e per di più assai indiscreta. In ogni occasione Vittorio Emanuele parla delle sue 20 ferite, in guerra si intende, e fa volentieri il racconto favoloso dei pericoli che ha corso, sia in guerra che a caccia. Ognuno sa, tuttavia, che pur essendo coraggioso e persino temerario, il re di Sardegna è stato raramente ferito. Quanto alle fortune amorose, ne parla con una franchezza e una disinvoltura che non sono degne del suo soprannome di galantuomo. Il fatto più singolare sì è che spesso confonde i successi avuti con quelli che avrebbe voluto avere. Oh, io spero che la parte più come dire, densa e carica di pettegolezzi sia finita, ma è importante sapere che questo era l'uomo che doveva negoziare con D'Azeglio e con Cavour e decidere che atteggiamento tenere con Garibaldi e che doveva tenersi buona la regina d'Inghilterra e l'imperatore Napoleone III e che non sempre sapeva essere, in quanto re, diverso dall'uomo che era nella sua vita privata. C'è almeno un caso in cui politicamente si arriva proprio all'urto frontale fra i due profili. C'è un momento in cui lui è rimasto vedovo e sarebbe molto opportuno un suo matrimonio con una principessa inglese. Sempre per la serie, ancora nell'Ottocento si faceva la diplomazia come ai vecchi tempi, come sotto l'antico regime, coi matrimoni dei re e dei principi. A questo matrimonio il governo italiano tiene tantissimo e gli inglesi sono anche disposti a discuterne. Però poi, quando interpellano la principessa Mary, la principessa Mary, che ha conosciuto Vittorio, risponde: sono convinta che è una brava persona, ma questo non basta a compensare la sua mancanza di principi e di buone maniere. E come potrei mai rispettare e stimare un uomo così totalmente grossolano, uno che non ha neppure la cortesia e la raffinatezza di un gentiluomo per compensare le sue debolezze? Ecco, il matrimonio inglese ovviamente naufraga. Detto questo, io sono convinto che Vittorio Emanuele, con tutte le sue debolezze, non sfigura nella compagnia di Cavour e di Garibaldi, perché anche se è certamente un politico di statura minore rispetto a loro, però è un uomo che si è trovato in una posizione di grande potere in un momento delicatissimo e, tutto sommato, ha saputo non perdere la testa, non cedere alle tentazioni e prendere poi quasi sempre le decisioni giuste, quando veramente era costretto a pensarci su e ad aprire gli occhi. Vittorio Emanuele diventa re in un momento terribile, nel 1849, dopo Novara, dopo la fine disastrosa della prima guerra d'indipendenza. Suo padre, Carlo Alberto, ha dovuto abdicare e andarsene in esilio. Vittorio Emanuele eredita quindi un paese sconfitto, un esercito, come dire, che ha sulle spalle l'onta di due sconfitte catastrofiche, a Custozza e a Novara, e un'Austria trionfante che detta le condizioni. E lui ha 29 anni. E quanto al profitto dei suoi studi possiamo immaginarlo, per l'appunto. Questo è un momento cruciale su cui la propaganda poi risorgimentale insisterà moltissimo. Si crea, cioè, l'immagine, non voglio dire la leggenda, ma l'immagine raccontata poi nei libri di scuola, negli affreschi dei palazzi pubblici e così via, del giovane re che di fronte al maresciallo Radetzky, che gli dice: Sire, abolite lo statuto, il che vuol dire tornate alla monarchia assoluta, fatela finita con questo esperimento liberale, ecco, di fronte al maresciallo Radetzky il re si oppone fieramente e rifiuta di abolire lo statuto e quel po' di democrazia parlamentare che esisteva nel suo regno. Ecco, in realtà non è una leggenda, perché Vittorio davvero alla fine non ha abolito lo statuto e ha saputo governare anche in quegli anni difficili come sovrano costituzionale. Gli è costato
Gli sarebbe costato meno probabilmente dar retta agli austriaci e ai reazionari e dare un colpo di spugna e tornare indietro. Lui per i suoi gusti personali ne avrebbe fatto volentieri a meno di una camera di fronte a cui il governo doveva rispondere. E non c'è dubbio che in quei mesi lui si fa sentire in giro dicendo delle cose terrificanti. All'ambasciatore francese Vittorio dice che suo padre, Carlo Alberto, ingannava tutti col suo regime deplorevole e che il fantasma dell'indipendenza italiana è stato fatale al nostro sventurato paese. All'ambasciatore austriaco dice delle cose ancora più terribili. All'ambasciatore austriaco dice: i democratici, canaglie, schiacciarli come mosche, impiccarli tutti quanti. Ma il fatto è che Vittorio aveva questa grandissima capacità, che ai suoi ministri darà poi molto fastidio e lo fa giudicare un ipocrita, un falso, uno che ti rovina la reputazione se ti fidi di lui, ma che in certi momenti gli viene invece molto utile, questa grandissima capacità di dire a tutti quello che volevano sentire. E quindi con l'ambasciatore austriaco tranquillamente minaccia sfracelli contro i democratici. Però poi se noi guardiamo i fatti sono che Vittorio tiene in piedi lo statuto, tiene in piedi il regime parlamentare, le elezioni, la bandiera tricolore, che gli austriaci sarebbero stati così contenti se fosse stata abolita, in quanto proprio simbolo della lotta per l'indipendenza italiana. E allora come si spiega? E gli storici non sono mica tanto a loro agio di fronte a quest'uomo che quando uno sta a sentire quel che dice c'è da mettersi le mani nei capelli. Ma poi se uno guarda quel che fa, ecco, in realtà c'è qualcosa di più solido di quello che ci aspetteremmo. In realtà Vittorio evidentemente è uno che non è un fanatico, ha buon senso, gli piace regnare, gli piace comandare, ma nelle circostanze di quel tempo si rende conto che se volesse fare il tiranno e abolire il liberalismo, si tirerebbe addosso più fastidi che non a continuare a governare come re liberale. Non ha voglia di fare quei passi, scatenare l'esercito nella repressione, poi quando ce n'è bisogno in casi specifici lo fa naturalmente, Quando a Genova c'è l'insurrezione, ebbene, lì si manda l'esercito e si spara coi cannoni, quando c'è l'insurrezione mazziniana. Ma tenendo però la barra dritta sul fatto che alcune cose di fondo, il regime liberale e parlamentare, quelli si rispettano. Intendiamoci, bisogna anche aver chiaro cosa voleva dire il regime parlamentare garantito dallo statuto nel Piemonte del 1848. Come ovunque in Europa, non c'era il suffragio universale, c'era un suffragio ristretto sulla base della proprietà. Occorreva avere un certo livello di proprietà e pagare un certo livello di tasse, quindi, per avere il diritto di voto. E questo era normale, peraltro, nei regimi parlamentari ottocenteschi, che quindi noi chiamiamo democrazie con qualche esitazione. La battaglia per il suffragio universale sarà una battaglia lunga. In Piemonte il regime è particolarmente ristretto, mi pare. Non sono sicuro al mille per mille, ma l'ordine di grandezza è questo, che sia il 3% dei cittadini che ha diritto di voto, talmente è ristretto il livello, talmente è alto il livello di reddito fissato, ecco. La cosa curiosa è che in questo modo la legge elettorale rappresenta l'opinione pubblica più illuminata, perché sono precisamente i borghesi che hanno mezzi, gli stessi che hanno studiato, che conoscono il mondo e che sono in linea con le opinioni liberali, che sono quelle dominanti nei paesi più avanzati dell'Europa di allora. C'è questo paradosso che se avessero votato i contadini in massa, molto probabilmente avrebbero votato per il re, per l'altare, senza farsi scrupoli, e invece la legge elettorale esistente, proprio perché è così restrittiva, manda regolarmente alla Camera delle maggioranze abbastanza liberali, se non di sinistra. Il meccanismo del voto è abbastanza chiaro. Dal Piemonte, come tale, in senso stretto, in genere vengono soprattutto deputati liberali o di sinistra. Dalla Liguria vengono deputati di sinistra, normalmente, quelli più temuti, chiaramente, dal re. Per fortuna c'è la Savoia, dove invece eleggono di solito deputati di estrema destra, e quindi si fa un qualche equilibrio. Però queste camere sono difficili da governare. Per fortuna lo statuto permette al re di sciogliere la camera quando vuole. Non ha bisogno di nessun pretesto, basta che decida di sciogliere la camera, la può sciogliere. E ovviamente convoca nuove elezioni. Queste elezioni erano elezioni democratiche fino a un certo punto, e non solo perché votavano in pochi, ma anche perché il ministero mobilitava i prefetti per spiegare alla gente qual era il modo giusto di votare, e insomma
chi votava male rischiava poi di avere delle seccature, insomma, quindi è una democrazia molto limitata, ben inteso. È una democrazia soprattutto in quanto c'è comunque poi alla fine un Parlamento in cui si discute e di fronte a cui il governo è responsabile. Il re Vittorio a queste condizioni ci può anche stare. Quando la Camera non gli piace la scioglie. E ha ben chiaro che se non ci fosse questa maledetta legge elettorale così restrittiva per lui sarebbe perfino meglio. A un certo punto lo dice espressamente. Darò il suffragio universale. E andrò io stesso a parlare agli elettori, convinto che in questo modo appunto avrà una Camera molto più malleabile e conservatrice di quella che è eletta da quei pochi borghesi liberali che votano. E dunque, qual è la posizione politica di Vittorio? Ieri abbiamo raccontato quella di Cavour, liberale, ostile alla democrazia estrema, ostile ovviamente ai rivoluzionari, ai mazziniani, ferocemente antisocialista e anticomunista, però anche ostile al potere della sciabola, ai governi reazionari. Ecco, Vittorio, tutto sommato, con fatica, riesce a stare abbastanza su questa linea. E questo è uno dei motivi fondamentali per cui questa strana coppia, Vittorio e Camillo, ha funzionato pur fra litigi furibondi e nei momenti cruciali ha preso le decisioni giuste. Poi ci sono le intemperanze verbali, naturalmente, le intemperanze verbali. Non per niente ho cominciato raccontando gli aneddoti, perché bisogna aver presente l'uomo. E così quando gli parlano di Mazzini, Vittorio Emanuele non fa nessuna fatica a dire in pubblico: se riesco ad acciuffarlo, lo impaglio. Però non dimentichiamoci che Mazzini è un terrorista condannato a morte e quindi tutto sommato anche l'idea di impagliarlo e esporlo in un museo non è così stravagante come potrebbe sembrare a noi oggi che Mazzini ce l'abbiamo nelle statue, nelle piazze. Il re dunque, nonostante tutto, ha un suo solido buon senso che gli permette di fare le scelte giuste nei casi, nei momenti difficili, e ha un'altra grande capacità, che è quella di farsi consigliare dalle persone giuste, di scegliere dei ministri che sono tutto sommato le persone giuste, anche quando con loro poi magari fa fatica a andare d'accordo. Nell'epoca che ci interessa qui, Vittorio ha due primi ministri, che sono entrambi figure fondamentali, il D'Azeglio prima e poi più a lungo il Cavour. Ed è molto curioso il tipo di rapporto personale che Vittorio ha con loro. Teniamo conto della situazione, appunto. Lui è un re che se avesse voluto avrebbe anche potuto far la prova di forza e abolirlo il Parlamento. Invece non l'ha fatto. Nomina un governo che però deve rispondere alle Camere e quindi bisogna gestirla con una certa delicatezza la faccenda. Il re non può fare tutto quello che vuole, anzi il re dovrebbe starsene un po' nell'ombra in un regime di questo tipo, invece lui è sempre abbastanza sulla scena. I rapporti con i suoi ministri sono tempestosi, ma siamo pur sempre in una piccola capitale, in un piccolo regno dove c'è una familiarità personale, dove tutti si parlano in dialetto e quando scrivono scrivono magari in italiano, ma sotto il dialetto si vede. Ecco, il tono dei rapporti personali fra il re Vittorio e i suoi ministri è qualcosa che vale la pena di andare a vedere nelle lettere, per esempio, per aggiungere una nota al quadro. Vedete come scriveva D'Azeglio. Mi voglia sempre tanto bene quanto io ce ne voglio a lei. D'Azeglio, incoraggiato, ogni tanto gli dà dei consigli per sentirsi rispondere dal re. So cosa mi fo, e a dirle il vero non sono molto amatore di consigli. Quando ne avrò bisogno glielo chiederò. Con tutto ciò non mi voglia male. Ciao Massimo. Scritto così. Il rapporto con Cavour è più o meno sullo stesso stile. Raccontiamo un esempio. Cavour nel 52, è primo ministro da poco, deve nominare, udite udite, il presidente della Camera. E questa nomina della presidenza della Camera è controversa. Cavour in quel momento sta facendo una delle più ardite manovre politiche della sua vita parlamentare, quella che poi è passata alla storia come il connubio. Cosa vuol dire in sostanza il connubio? In Parlamento c'è Cavour con i suoi fedeli, una discreta maggioranza, tutto sommato, parlamentare di liberali conservatori. E poi c'è un grosso nucleo consistente di sinistra, non estremisti mazziniani chiaramente, ma liberali democratici, come si diceva allora, guidati da Rattazzi. A un certo punto Cavour fa questa manovra di allearsi con Rattazzi e quindi con i democratici, manovra all'epoca estremamente discussa, criticata, eccetera.
E uno degli elementi di questa manovra è che Rattazzi, che era già ministro, deve diventare presidente della Camera. Lo fanno senza dir niente al re, lo votano, tutto legale, il Parlamento vota Rattazzi presidente della Camera. Quando il re Vittorio viene a saperlo, è furibondo con Cavour, perché a lui Rattazzi non piace per niente in quel momento, poi imparerà ad apprezzarlo, ma in quel momento l'idea di un democratico, che non solo è ministro, e già questo è grave, ma per di più lo fanno presidente della Camera, ecco, questo al re dà veramente molto fastidio. E quindi scrive al Cavour, che è molto addolorato per la nomina del Rattazzi. Inoltre, qui è il re che scrive, io sono poco divertito di vedere costantemente delle divergenze d'opinione nel ministero e che un ministro abbia cercato questa nomina, la quale non sarà da tutti ben capita, né all'interno né all'estero. Se lei me ne avesse parlato prima e che il fatto che pareva lontano non fosse stato invece così repentito, voleva dire repentino evidentemente, ma gli è scappato di scrivere così, repentito, cioè improvviso, no? Repentino. Ecco, le avrei date le mie ragioni, e Rattazzi stesso, lui scrive Rattazzi con una T sola, di cui conosco la prudenza, le avrebbe capite per primo, dunque il re è furibondo. Però, ecco anche il realismo, a questo punto il Parlamento ha votato e non si può più far niente. Ora ciò è fatto ed egli deve stare. Ciao caro Cavour, abbia più confidenza in me un'altra volta. Il rapporto fra il re e Cavour è un rapporto tale che ci si potrebbero scrivere dei romanzi sopra, e fa la delizia naturalmente degli osservatori del tempo, degli osservatori stranieri in particolare. È un rapporto tempestoso, chi di voi c'era ieri sera sa che Cavour era un carattere tutt'altro che facile da dominare, un carattere imperioso, in politica uno schiacciasassi che non guardava in faccia a nessuno per arrivare dove voleva. Ecco, far politica con lui per il re era tutt'altro che facile, però per fortuna il re tutto sommato non aveva tanta voglia di occuparsi della gestione quotidiana degli affari. A lui piaceva andare a caccia. E dunque lascia mano libera a Cavour, salvo nei momenti importanti scoprire che Cavour ha fatto qualcosa che a lui, Vittorio, non piace per niente e protestare. Tutti sono più o meno convinti all'epoca che il re non ama per niente Cavour, anzi lo sopporta a fatica, lo detesta, ma non può fare a meno di lui, perché Cavour ha una maggioranza così solida in Parlamento e nel Paese che senza Cavour non si governa. Il re si vendica facendogli degli scherzi antipatici, per esempio lo invita a cena, gli dice ecco qui c'è lo spezzatino di cervo, e Cavour dice buono il cervo, poi il re scrive agli amici dicendo gli ho fatto mangiare il cavallo in realtà, e ha anche detto che era buono. Cavour ogni tanto si dimette, nei momenti drammatici, dopo Villafranca per esempio, quando sembra che tutto vada a finire in rovina, Cavour si dimette, in quei momenti la reazione istintiva del re Vittorio è di dire, ah, finalmente mi sono liberato di lui. Nel 59, quando Cavour si dimette dopo Villafranca, il re Vittorio fa sapere a un ambasciatore straniero che lui è veramente sollevato e che Cavour è finito, la sua epoca è finita. È la stessa occasione in cui, come raccontavamo ieri, Cavour, furibondo perché Napoleone III ha fatto l'armistizio a Villafranca con gli austriaci e il re Vittorio non si è opposto, ecco Cavour in presenza del re prende a calci le seggiole e insulta il re chiamandolo traditore e gli ricorda che i re in certi momenti devono anche saper abdicare. Ecco. Dopo quell'esperienza Vittorio confiderà che Cavour è pazzo, che è un tiranno insopportabile e che con lui non si può andare avanti. E qualcuno, non so più se è il Minghete, comunque qualcuno dice, ho visto il re, da quando Cavour si è dimesso, sembra uno scolaretto in vacanza. Se non che cosa succede? Che non c'è nessuna maggioranza senza Cavour, e quindi Vittorio è costretto a richiamarlo. E siccome intanto però le cose vanno avanti, quelli sono anni tempestosi in cui le cose avvengono con una rapidità stupefacente, appena finita con questa delusione di Villafranca, la seconda guerra d'indipendenza, c'è pur sempre da annettere la Lombardia, e in realtà si annettono anche gli altri ducati e una parte dello Stato Pontificio, è un momento travolgente, avanzata delle idee risorgimentali, e in quel momento, insomma, il re e Cavour fanno subito la pace, perché ci sono delle cose colossali da fare, scrivono al Papa per convincerlo a rinunciare spontaneamente a una parte dello Stato Pontificio, e Cavour fa appunto in quei mesi i suoi soliti miracoli, e il re in quel momento è contentissimo. Scrive, io e il maestro sarebbe Cavour, lo chiama abitualmente così, nei momenti buoni.
Io e il maestro siamo pronti a ogni cimento, anche a prendere il sole e la luna coi denti. Si lascia prendere dall'entusiasmo, dunque. Cavour era meno entusiasta, lavorava con Vittorio, era costretto a farlo, ovviamente. Il suo parere personale su questo re, appunto, capriccioso e difficile e poco leale con cui gli toccava lavorare, lo ha dato più di una volta. Parere di Cavour sul re Vittorio, scrivendo a un amico. Come rappresentante del principio monarchico, come simbolo dell'unità, sono pronto a sacrificare al re la vita, le sostanze, ogni cosa, infine. Come uomo, desidero da lui un solo favore, il rimanermene il più lontano possibile. Ecco, ma cos'è in sostanza? Un po' si intuisce naturalmente, ma cerchiamo di stringere. Cos'è che rende veramente difficile per un primo ministro lavorare con un uomo come Vittorio Emanuele II? In definitiva, il punto cruciale è questo, che Vittorio Emanuele II, re costituzionale, il cui governo deve rispondere alle Camere, è continuamente tentato di farsi la sua politica personale. In qualunque situazione c'è un governo che negozia, magari con Napoleone III, magari con il Papa, che fa dei progetti di legge, magari anche difficili, controversi, e Vittorio Emanuele è continuamente tentato di negoziare anche lui, in segreto, senza dirlo al ministro, per vedere, convinto che magari lui arriva a fare qualcosa di più. È questo che ovviamente rende difficilissimo per un ministro governare con lui, perché continuamente può succedere uno scandalo, continuamente si può scoprire che il governo sta facendo una politica e il re non la sostiene, in realtà sottobanco sta facendo una politica diversa. Questo è pazzesco, ovviamente, ed è il motivo per cui Cavour così spesso si è dimesso nel corso della sua vita di ministro, salvo essere richiamato subito dopo, perché senza di lui non si poteva andare avanti. Il re ha la sua diplomazia privata e anche di peggio. C'è una sua lettera di raccomandazione per un tizio che è stato al suo servizio e che adesso vuole emigrare in Francia. E il re scrive alla figlia, amatissima, e tuttavia data in moglie a 15 anni a un vecchio principe francese notoriamente vizioso, perché così voleva la politica dinastica. Quindi la figlia se ne sta in Francia a far la principessa e il re le manda questo suo uomo con una lettera di raccomandazione, in cui dice: ti mando quest'uomo che venne da me impiegato in una polizia segreta che non dipende che da me. Ecco, dunque, già intanto il re, in un paese costituzionale, ha la sua polizia segreta privata, di cui il governo non sa niente. Poi dice: ormai quest'uomo però è da molto che mi serve, e ormai lo conoscono tutti, quindi per la polizia segreta non serve più a niente. Te lo mando, vedi se puoi farlo lavorare. Ricordati che ha molto spirito, ma è un lestofante. Con questo stesso stile, il re cerca di tenere in mano i suoi ministri, finché c'era Cavour non ce la fa. Quando Cavour muore, e gli uomini che seguono non sono sempre della stessa stazza, il re Vittorio finisce per contare ancora di più, perché è più difficile per uomini che non sono Cavour tenergli testa. Ed è difficile anche perché il re fa politica in modo molto spregiudicato. Quegli stessi ministri che lo giudicavano, ricordate, un furfante, un intrigante, un uomo sleale, beh, avevano torto, avevano ragione. Nello stesso anno il re Vittorio, siamo nel 67, scrive dei suoi ministri: li tengo tutti in pugno. Avendo conservato un intero archivio di lettere che essi mi hanno scritto in epoche diverse, li faccio star zitti e rigare diritto. E dunque ha i suoi dossier e può continuamente svelare gli altarini dell'uno e dell'altro. Ecco, Cavour è morto a 51 anni, alla mia età, si può anche cominciare a capire come mai è morto giovane, perché non era certamente facile governare con un re di questo genere di sopra. E però, attenzione, io non vorrei che, insistendo su questi aspetti, su questi aneddoti divertenti e anche un po' scandalosi sulla mediocrità di Vittorio, ci dimenticassimo che poi in realtà, per l'appunto, nei momenti cruciali, Vittorio ha poi sempre trovato il buon senso e la forza di sostenere invece il suo governo, anche in situazioni in cui lui personalmente, come dire, faticava a accettare la linea politica del governo. Dico questo perché vorrei approfittare di questo incontro su Vittorio per accennare a un aspetto del Risorgimento che ieri non ho avuto tempo di toccare e che è invece cruciale per comprendere l'epoca e gli uomini. E cioè le grandi polemiche che si hanno negli anni 50, quindi tra la prima e la seconda guerra d'indipendenza, in Piemonte, a proposito del rapporto fra Stato e Chiesa.
avvengono in quegli anni battaglie politiche importantissime per la modernizzazione del Piemonte e dell'Italia che ne uscirà. E in queste battaglie il re ha un suo ruolo importante e sacrifica anche molto. Si tratta in sostanza di affermare il principio caro a Cavour e a tutti i liberali di allora della libera Chiesa in libero Stato. E dunque di accettare, di far passare una serie di riforme che mettano fine a privilegi arcaici che la Chiesa ha conservato nei confronti dello Stato. Nel 1850 sono in discussione alla Camera le leggi Siccardi, note così per via del ministro che le ha proposte, che in sostanza prevedono di abolire il privilegio del foro ecclesiastico. Cos'è il foro ecclesiastico? Detto in soldoni, è il fatto che i membri del clero, se commettevano un reato, non venivano giudicati dalla giustizia ordinaria, ma avevano diritto a essere giudicati da un loro tribunale speciale. Insieme al foro ecclesiastico c'erano altri problemi minori ma collegati, per esempio nel Piemonte della Restaurazione esisteva ancora, come nel Medioevo, il diritto d'asilo nelle chiese, per cui il criminale inseguito che si rifugiava in una chiesa, ecco, la polizia non poteva andarlo a prendere. Ma la questione cruciale è il diritto del clero a una giurisdizione separata, a tribunali separati. Su questo lo scontro politico è duro, ma in realtà in Parlamento e nel Paese, almeno fra quelli che votano, c'è una maggioranza chiarissima a favore di questa riforma. E però negli ambienti cattolici più conservatori la cosa è vista invece con dolore, è vista come un pericolo, come un attentato alla Chiesa. Ora, Vittorio è profondamente cattolico, lui e tutta la sua famiglia, e ha un problema di coscienza concreto ad accettare di firmare, perché alla fine le deve firmare, delle leggi contro cui la Chiesa è violentemente schierata, violentemente ostile. La sua famiglia non gli rende le cose facili, perché il conflitto di coscienza ce l'hanno tutti, e è un conflitto di coscienza molto concreto, c'è la paura che a far qualcosa contro la Chiesa poi arrivi la punizione divina. La madre gli scrive, questa è la lettera della mamma al re, il re che è lì che pensa se deve firmare queste leggi o no. Pensa quale sarebbe il tuo dolore se il Signore facesse ammalare gravemente la tua cara Adele, è la moglie, o la tua Chicchina, è la figlia Clotilde, quella che poi a 15 anni andrà in sposa, eccetera, ma o il tuo Beto, che sarebbe Umberto naturalmente, quello che poi sarà il re Umberto, il primo figlio maschio. Ecco, di questa riga di una lettera della regina madre io, come dire, ricorderei da un lato quella cosa che tutti sappiamo ma che è sempre bello ricordarci, e cioè che anche i re nel privato hanno una loro vita domestica, familiare, i soprannomi, i bambini chiamati coi nomignoli, Umberto che avrà fatto una gran fatica prima di riuscire a pronunciare il suo nome e quindi da piccolo era conosciuto come Beto. Però poi l'altra cosa che ricaverei è che appunto la regina madre aveva seriamente paura che se il re firmava le leggi Siccardi sarebbe arrivata la punizione divina e gli sarebbe morto qualcuno. In queste circostanze Vittorio dà, devo dire, il meglio di sé. Fa una cosa che non faceva mai e che gli dà molto fastidio. Si mette a leggere la legge, effettivamente, prima di firmarla. Si mette a studiarla, ci ragiona su e si convince che la legge è giusta. E può fare questo perché in realtà si ricorda di quella che è la tradizione della sua dinastia, e su questo vale la pena di spendere un paio di parole per capire come Vittorio si muove in questo ginepraio delle leggi religiose. La dinastia Sabauda è sempre stata una dinastia profondamente cattolica, che qui dopo il 48 con lo statuto ci sono i diritti civili anche per i protestanti, per gli ebrei, ma fino a quel momento nel Piemonte Sabaudo chi non era cattolico non aveva diritti civili, era uno stato profondamente ortodosso e che però non aveva mai avuto nessuna remora a litigare anche violentemente con Roma quando si trattava invece di ingerenze della Chiesa nella vita politica, nell'amministrazione. Ecco. Su questo i Savoia hanno una lunghissima tradizione di conflitti anche estremamente violenti con la Chiesa. E dunque Vittorio trova questa soluzione. La sua coscienza di cattolico è una cosa, ma in quanto re della dinastia Sabauda, lui non può abdicare a un pezzetto del suo potere, nemmeno per far piacere al Papa. Tant'è vero che scrive, ho studiato la legge e ho scoperto che è giusta, cito, e che il Papa non può arrogarsi questa autorità.
altrimenti non saremo più padroni in casa nostra. Dopodiché dice anche, beh sì, io ho firmato, ma lo statuto dice che il responsabile della legge è il ministro, quindi ci andrà Siccardi all'inferno. A questo proposito un pettegolezzo del solito Henri Dideville, il solito diplomatico francese a Torino, il quale dice che del re tutti sanno che non è che tema proprio tanto Dio come dovrebbe, ma ha una gran paura del diavolo. Non è finita, per questa vicenda delle leggi Siccardi e delle successive leggi sui conventi è una vicenda straordinaria, potremmo stare tutta la sera a parlare di questo. Appena approvate le leggi Siccardi, parentesi, per chi di voi viene eventualmente da Torino, a Torino tuttora le leggi Siccardi sono commemorate in piazza Savoia, non a caso, forse con sottile ironia, ma comunque non a caso, in piazza Savoia da un obelisco eretto con una sottoscrizione pubblica, alla cui base sta la memorabile frase «La legge è uguale per tutti». Dopodiché, appena approvate le leggi Siccardi, muore uno dei ministri, il Santa Rosa, che aveva votato a favore. E non è tanto il fatto che muore, che però qui ci interessa, quanto il fatto che muore e il frate che gli portano al capezzale perché ha chiesto i sacramenti, perché è un buon cattolico come tutti, tutti in Piemonte sono buoni cattolici, tutti quelli che hanno votato la legge sono buoni cattolici, non è quella la questione. Il ministro Santa Rosa chiama un prete perché sta morendo, gli portano un frate dell'ordine dei serviti e il frate dice no, io non ti posso dare la soluzione. Hai firmato la legge Siccardi, non ti do l'assoluzione, il ministro muore senza l'assoluzione, dopodiché non vogliono nemmeno dargli sepoltura cristiana. Succede una bagarre memorabile, Cavour, che in quel momento non è ancora al governo ma è già un uomo potentissimo e che era amico personale del ministro morto, suscita un enorme scandalo per questa faccenda e convince il governo a prendere misure adeguate. Non solo il padre Pittavino, che è il responsabile della mancata soluzione, ma l'intero ordine dei serviti viene cacciato da Torino. Dopodiché non è finita nemmeno qui, perché l'arcivescovo di Torino, Franzoni, che è già noto, come dire, dà già molto fastidio ai liberali perché è un reazionario deciso, ha predicato contro lo statuto, contro il liberalismo e così via, al momento in cui passano le leggi Siccardi, dopo aver fatto una violentissima opposizione, l'arcivescovo di Torino invita pubblicamente il clero a disobbedire alla legge. Dopodiché succede una cosa che a sentirla nell'Italia di oggi ci fa trasecolare. L'arcivescovo viene arrestato, spedito in fortezza, condannato e espulso dal regno. E su tutte queste cose Vittorio mette la firma, perché è riuscito ad avere la lucidità di capire che la sua coscienza di cattolico in quel momento non c'entra niente con l'autonomia dello Stato dalle ingerenze. Però ben inteso, è sempre interessato ad andare a vedere nel concreto di cosa si sta discutendo. 2 anni dopo, il governo Cavour tenta di fare un altro passo avanti sulla via della laicizzazione dello Stato. Tenta di fare una cosa che nell'Italia di allora appare stupefacente, e cioè introdurre il matrimonio civile. La possibilità, cioè, di sposarsi anche non in chiesa. Su questo lo scontro è ancora più duro, e su questo il re non cede. Non cede anche perché, e qui vediamo quello che vi dicevo prima, cosa vuol dire avere un re che fa politica anche per conto suo, alle spalle del governo. E qui lo fa con le migliori intenzioni, per tranquillizzare la sua coscienza di cattolico. Il re Vittorio intrattiene una corrispondenza col Papa, per sapere come deve regolarsi su questa legge del matrimonio civile che sta passando in Parlamento. E il Papa gli risponde con delle lettere meravigliose in cui lo accusa, visto che sta permettendo che nel suo paese passi questa cosa, il Papa accusa il re Vittorio di essere, cito, fautore di comunismo e di sovversione sociale. Di fronte a questo il re decide che la sua coscienza non gli permette di firmare e in effetti mette il veto alla legge che non passa. Non è finita, il governo Cavour ostinatamente va a cercare altri ambiti in cui bisogna intervenire. Presenta una legge per la soppressione degli ordini religiosi, di troppo, diciamo così.
Il paese è pieno di conventi, è pieno di ordini religiosi, molti hanno una funzione attiva di assistenza, di insegnamento, quelli non verranno toccati, ma quelli invece improduttivi, che hanno enormi proprietà terriere, che appunto è tempo di mettere in circolazione, perché il paese sta crescendo economicamente e deve modernizzarsi, ecco, gli altri ordini verranno soppressi. Anche qui cogliamo in pieno la difficoltà di un governo che cerca di portare avanti la sua politica e che deve poi però ottenere la firma di un re, il quale fa politica per conto suo sotto banco. Ovviamente il mondo cattolico è furioso nei confronti di questa legge e il re negozia di nuovo col Papa, negozia con l'Episcopato piemontese e a un certo punto, dopo che la legge sostenuta dal governo è già passata alla Camera, viene fuori che il re è d'accordo con i vescovi per presentare una proposta alternativa. Una cosa del genere ovviamente farebbe cadere il governo, e infatti fa cadere il governo. Cavour si dimette immediatamente quando viene a sapere che il re è d'accordo con l'Episcopato per presentare una proposta alternativa a quella del governo. A quel punto il governo non può più stare, ovviamente. Cavour si dimette con un discorso che fa riferimenti minacciosi a quei sovrani che non hanno saputo attuare le riforme al momento giusto, in passato è già successo e se ne sono dovuti pentire. Dopodiché, come potete immaginare, il re è costretto a richiamare Cavour perché un'altra maggioranza non c'è, e poi la cosa si risolve in modo mirabolante perché Cavour e Rattazzi hanno in realtà una lettera del re scritta prima che venisse fuori tutto lo scandalo, quando si era appena cominciato a parlare di queste leggi per la soppressione dei conventi. Cavour e Rattazzi hanno una lettera del re in cui il re dice: sono d'accordo, sono d'accordissimo con questa legge, anzi fatela ancora più severa, sopprimetene ancora di più. Poi lui aveva cambiato idea, ma loro hanno conservato la lettera. È così che si faceva politica, evidentemente, allora. Dopodiché vanno dal re con la lettera. E poi fanno il bel gesto di dire: noi mai e poi mai la pubblicheremmo, assolutamente, anzi la restituiamo a Vostra Maestà. Però Vostra Maestà ci faccia due conti. E Vittorio firma la legge. Anche perché l'opinione pubblica è totalmente a favore e il re si sta accorgendo che sta perdendo il consenso dell'opinione pubblica. Con la sua opposizione a questa legge ci sono episodi anche preoccupanti. Battaglioni della Guardia Nazionale che quando sono invitati dai loro comandanti a gridare viva il re stanno zitti. E poi c'è una tremenda lettera di D'Azeglio, ex primo ministro, al re, in cui gli dice: guarda che appunto comportandoti in questo modo, boicottando questa legge, stai rovinando la tua immagine e tutto quello che hai fatto finora. Cito da D'Azeglio: un intrigo di frati è riuscito in un giorno a distruggere l'opera del suo regno, ad agitare il paese, a scuotere lo statuto, oscurare il suo nome di leale, il suo del re appunto, re galantuomo. E D'Azeglio conclude: il Piemonte soffre tutto, ma di essere di nuovo messo sotto il giogo pretino, no per Dio. Dopodiché il re firma, e cosa succede? Il Papa lo scomunica, e Don Bosco, perché c'è anche Don Bosco nella Torino dell'epoca, che sta facendo un enorme lavoro nei quartieri operai di sostegno agli orfani, ai ragazzi e così via, e però in questa circostanza si comporta come magari noi preferiremmo che non si fosse comportato, perché Don Bosco sogna più volte un funerale alla Reggia e ogni volta scrive al re per dirglielo: guarda che ho sognato un funerale alla Reggia, sei ancora in tempo a non firmarle le leggi. Il re firma e voi immaginate come si può essere sentito quest'uomo che ha firmato. Un po' perché altrimenti il paese va all'aria, non c'è altro governo possibile. Un po' perché l'hanno ricattato con la lettera che aveva avuto la leggerezza di scrivere prima dicendo che lui era d'accordo. Un po' perché alla fin fine si è convinto che effettivamente va bene così. Ha firmato. Però la sua coscienza non era tanto tranquilla. Don Bosco gli scrive queste cose e nel giro di un mese muoiono la madre, la moglie di Vittorio di parto e il fratello. Ecco. Immaginatevi come si può essere sentito quest'uomo. Però ha firmato e non torna indietro, e anzi, quando gli arriva la notizia che il Papa lo ha scomunicato, trova l'energia per reagire da par suo, come avrebbero fatto i suoi antenati di una volta. Il Papa mi ha scomunicato, dice: benissimo, finché mi scomunica, come in questo caso, per ragioni puramente temporali, politiche, cito
dal re Vittorio, voi mi scuserete, me ne fotto. Come si comporta Vittorio nella grande crisi, la grande crisi che abbiamo raccontato meglio ieri, quella in cui Cavour compie il grosso della sua opera, la crisi del 59? Vittorio si comporta bene in quel caso. Sa stare al fianco di Cavour, sa aspettare con pazienza che Napoleone III si decida finalmente a aiutare il Piemonte a fare la guerra contro l'Austria. Vittorio, non dimentichiamocelo, si gioca molto in quel caso. Suo padre 10 anni prima ha perso la guerra e è stato costretto a abdicare. E il re sa benissimo che lui sul piatto sta mettendo quello, sta mettendo il suo trono, non dimentichiamocelo neanche noi naturalmente, quando in qualche modo siamo tentati di giudicarlo. C'è una meravigliosa frase che lui dice a Cavour a un certo punto. Egregio Conte, voi avete 150.000 lire di rendita, tipo 1 milione di euro grosso modo come potere d'acquisto, le entrate di Cavour. E qualunque cosa accada per voi nulla cambia, ma sappiate che io non voglio ritrovarmi dove è finito mio padre. Dunque il re sa benissimo che si sta giocando molto. Si gioca molto nel caso che le cose vadano male e gli austriaci vincano. E poi c'è sempre anche l'altra ipotesi, lo spettro del comunismo che evocavamo ieri, o perlomeno lo spettro dei mazziniani, della rivoluzione democratica, della repubblica. Potrebbe anche andare a finire in quel modo lì, chi lo sa. E anche in quel caso lì Vittorio ha tutto da perdere. E lo dice, se va tutto bene io divento il re dell'Alta Italia. Non ci pensavano ancora neanche lontanamente che pochi mesi dopo avrebbero avuto l'Italia unita. Pensavano al Lombardo-Veneto. Ma Vittorio dice, se va tutto bene divento il re dell'Alta Italia, ma se va in quell'altro modo, se vincono i mazziniani, io divento Monsieur Savoia, cioè il signor Savoia, privato cittadino come tutti gli altri. Dunque, si gioca molto anche lui, senza alcun dubbio, e però sa fare la sua parte. Va detto che fa la sua parte anche perché gli va veramente bene da un punto di vista la situazione, finalmente si fa la guerra. Vittorio ha avuto un'educazione militare, si considera un militare prima di tutto, la guerra gli piace moltissimo, perfino più della caccia, non la può fare sempre però la guerra, quindi si accontenta di massacrare stambecchi, ma lui adora l'idea della guerra e quando finalmente nel 59 si fa la guerra è felice. È stato anni lì a rodere il freno aspettando di far la guerra. Farò ancora una citazione. La regina Vittoria, che lo aveva ricevuto qualche anno prima e che parla molto di lui nel suo diario, potete immaginarvi l'impressione che ha fatto Vittorio alla regina Vittoria. Ecco. La regina Vittoria sostiene che il re le ha detto: io non amo fare il re, se non posso fare la guerra mi farò frate. E Vittorio poi continua meravigliosamente, dice sì, lo diceva con quel suo vocione, roteando gli occhi, povero uomo. Penso che sia infelice e molto da compiangere. Più che a un re dei nostri giorni, assomiglia a un cavaliere medievale che viva della sua spada. Il 59, quindi, è il grande momento di Vittorio. È alla testa dell'esercito, lo conduce in guerra, sfida il pericolo, si fa sparare addosso, è veramente coraggioso, eroico, riesce perfino a vincere una battaglia, la battaglia di San Martino, che verrà poi celebrata dalla storiografia italiana come gemella della grande vittoria di Solferino che avviene lo stesso giorno, in realtà è una battaglia un po' più piccola, San Martino, ma insomma Vittorio fa la guerra, la fa bene, la fa da eroe forse più che da stratega, ma insomma è nel suo elemento, fa la sua parte. Cavour, che è rimasto a Torino, è sempre preoccupato che il re faccia qualche sciocchezza e gli scrive delle lettere di buoni consigli. Il re non è tanto contento. In risposta a una di queste lettere, Cavour gli dice, mi raccomando, si faccia consigliare, si metta intorno della gente brava, in gamba. E il re gli risponde, questa è un po' lunghetta ma la cito. Lei mi dice che devo essere circondato da tanti geni che mi impediscano di fare delle bestialità. Pare che lei mi considera un grande asino nel mio mestiere. Se lei mi parla ancora una volta così, vedrà cosa farò. Manderò via tutti d'intorno a me quelli che vi sono e mi circonderò di meno capaci ancora e farò vedere io se non so fare il mio mestiere senza tanti consiglieri. Dove la cosa che noterei è il mio mestiere. Vittorio è convinto che lui, sì certo è un re, ma il suo vero mestiere è fare la guerra. Per sua sfortuna non ha avuto moltissime occasioni di farlo, ma lì nel 59 l'ha fatta sul serio e si è divertito un mondo.
Poi naturalmente c'è sempre il problema che accanto a lui c'è Napoleone III. Sono alleati, ma la Francia conta molto di più. L'esercito francese è molto più grande, fa la parte del leone. Napoleone III è quello più famoso, più conosciuto, è lui sulle prime pagine. E poi è lui che decide di fermarsi, di fare l'armistizio di Villafranca. Ecco, Vittorio la patisce un po' questa cosa, di aver vicino l'imperatore. La patisce anche perché, in perfetta buona fede, lui dice: ma chi è questo che è appena arrivato? È un parvenu. Chi è dopo tutto quest'uomo, questo bischero? L'ultimo venuto dei sovrani d'Europa, un intruso tra di noi. Farebbe meglio a ricordare chi è lui e chi sono io, il capo della prima e più antica dinastia regnante d'Europa. Ed è vero tecnicamente che i Savoia risalgono nel tempo abbastanza indietro da essere più antichi, non dei Bonaparte che fa ridere, ma anche di quasi tutte le altre dinastie regnanti europee. Dopodiché, anche qui, Vittorio ha anche questo aspetto, che è uno che parla facilmente, dice tante cose, dice anche cose contraddittorie fra loro. L'ultimo arrivato fra noi, questo sembra ancora il re dei vecchi tempi, il re di diritto divino. Vittorio in realtà, a norma dello statuto, regna per grazia di Dio e per volontà della nazione, ma lui lasciato a se stesso è ancora quel per grazia di Dio che sente più forte. Potrebbe benissimo essere un re dei vecchi tempi, e però ha anche capito che i tempi sono cambiati, che i tempi sono cambiati e che non sono più di moda i re che pretendono di comandare senza Parlamento, senza elezioni, senza libera stampa, senza consenso popolare. Ha capito che non sono più di moda ed è il motivo per cui, pur con mille preoccupazioni, alla fine, quando Garibaldi parte per andare a buttar giù i Borboni e si vede che ci sta riuscendo e che il regno borbonico crolla come un castello di carte, bene, il re viene messo in croce dai conservatori che gli dicono: ma come, siete alleati con Garibaldi, con un rivoluzionario con la camicia rossa? E Vittorio ha quest'altra risposta geniale sul fatto che, appunto, va bene, Garibaldi è d'accordo, ma i Borboni sono caduti perché è il loro stesso popolo che li ha fatti cadere, e dice: i popoli hanno il diritto di mandare i loro re a farsi fottere. L'abbiamo fatto tardi, tardissimo. Io voglio ancora raccontare rapidamente un aspetto della vita di Vittorio che non è più politico, anche se si intreccia con la politica, ma è più privato. Vale la pena di ricordarlo, perché altrimenti sarebbero soltanto gli aspetti più negativi dell'uomo nel suo privato, nel suo modo di parlare, di comportarsi, che ci restano nella memoria. Vittorio in realtà è molto simpatico da altri punti di vista. I diplomatici stranieri sono per esempio esterrefatti perché questo re, che si vanta di discendere dalla più antica dinastia regnante d'Europa, detesta le formalità, detesta i ricevimenti, odia l'etichetta, non sopporta la vita di corte, soprattutto detesta i banchetti. Scrive Lideville: mangia una sola volta al giorno, ma abbondantemente, e preferisce i cibi grossolani e popolari. Quando è costretto ad assistere a un banchetto ufficiale, a un pranzo di corte, non svolge nemmeno il tovagliolo, non tocca cibo. Con le mani appoggiate sull'elsa della sciabola, esamina i convitati, senza cercare di nascondere l'impazienza e la noia. Appena può, scappa da palazzo e va a rifugiarsi alla tenuta della Mandria, vicino a Torino, che lui ha fatto sistemare come tenuta privata, come residenza privata sua e della sua famiglia, o meglio, delle sue due famiglie, perché il re ha due famiglie. È sposato con Maria Adelaide, che gli dà parecchi figli, tra cui Umberto, che sarà poi il suo erede, e che poi a un certo punto muore. E fin da quando è ancora principe ereditario, a 27 anni, si è appena sposato ufficialmente, fin da allora ha una relazione fissa con quel personaggio, diventato poi celeberrimo nel folklore piemontese, che è la bella Rosina, la bella Rosin, come si dice in piemontese. Vittorio in realtà ha avuto avventure innumerevoli, ma con Rosina ha avuto una relazione stabile che è durata tutta la vita. Lei era la figlia di un sottufficiale, lui l'ha conosciuta e si è messo con lei quando lei aveva 14 anni. Non stupiamoci, all'epoca non si fanno questi problemi. Ho ricordato già prima che anche la principessa Clotilde, figlia di Vittorio, viene data in sposa al principe Gerolamo Napoleone, detto Plon Plon, quando lei aveva soltanto 15 anni. Le regole sono diverse a quell'epoca.
Quando Rosina ha 14 anni, il principe la scopre, si mette con lei, se la porta subito a palazzo, già un anno dopo è nata la prima figlia, e lui avrà sempre questa seconda famiglia accanto a quella ufficiale. Quando si organizza la residenza privata alla Mandria, la moglie Maria Adelaide è ancora viva, e lui fa mettere la stanza di Maria Adelaide a un estremo del castello, e la stanza di Rosina all'altro estremo, e la sua in mezzo. Quando rimane vedovo, avrà ancora altre avventure, ma non si risposa più, nonostante il tentativo con la principessa Mary che ricordavamo all'inizio, non si risposa più e la liaison con la Rosina diventa la sua vera famiglia, un legame stabile, tanto che comincia subito a parlare di sposarla. Immaginate la faccia di Cavour. Quando il re comincia seriamente a parlare di sposare la Rosina, Cavour, che è tutto impegnato a creare l'alleanza con l'Inghilterra, con la regina Vittoria, con la Francia e così via, si mette le mani nei pochi capelli che ha e dice al re che non se ne parla neanche, non la può sposare, non può sposare la sua amante, figlia di un sergente che gli ha già dato dei figli, ecco. Il re, questo è tipico di Vittorio, prova a fregarlo. Gli dice, ma io in realtà l'ho già sposata. Cavour sviene. Poi salta fuori che non è vero e Cavour gli fa una paternale, il re si sottomette e per il momento non la sposa. Ancora anni dopo, morto Cavour, succede che il re parla di questa faccenda, si lamenta che non gli hanno lasciato sposare la Rosina e dice «me l'ha impedito», parla di Cavour, «un birbante che si diceva mio amico e se ne pentì poi bene». Lo stile della relazione del re con Rosina lo potremmo ricordare, per esempio, con una citazione di una lettera che le scrive. Siamo nel 55, sono gli anni di Cavour, sposarla non se ne parla nemmeno, però stanno insieme il più possibile, c'è la bambina che cresce bene, poi nascerà un altro figlio. Il re scrive una lunga lettera in cui parla di tante cose e si conclude così. Ciao cara Rosina, ti mando tanti baci. Ti ho rubato una cosa prima che tu sia partita. Non te ne sei accorta. Chissà cosa l'avrà rubato, qui ognuno può fare le sue ipotesi. Amami la metà di quello che ti amo io. Tanti baci a te e alla piccola. Il tuo Vittorio. Dopodiché passa qualche anno, si fa l'Italia, lui diventa re d'Italia, Cavour muore. Una delle prime cose che il re rimette in discussione è che lui vuole sposare la Rosina. E stavolta ci riesce. La sposa. La sposa con il matrimonio che si usava all'epoca per i sovrani che si sposavano al di sotto del loro rango, un matrimonio perfettamente valido ma che esclude ovviamente la sposa e i figli dagli onori regali, quindi lei non diventa regina, i figli non saranno mai eredi al trono, però la sposa gli tocca scrivere alla figlia Clotilde in Francia, la moglie di Plon Plon, per spiegare alla figlia che stavolta ha deciso sposa la Rosina. Ovviamente la figlia sa tutto, tutti sanno tutto. Come la prendano è un altro conto. Cito ancora, e poi sto davvero finendo, cito ancora la lettera con cui il re scrive alla figlia per spiegarle che stavolta sposa la Rosina. Perché la sposa? Perché l'ha promesso, si è impegnato. Non può non farlo. Non ho mai amato al mondo che la tua santissima madre. E poi questa. E poi continua raccontando di questo amore, di questa storia straordinaria. Cito a caso, un terribile destino. Un grande amore. Ora, cara Checchina, continuo a chiamarla col soprannome di quando era bambina la figlia, ora, cara Checchina, sono pronto a sposarla. La Rosina, dice, è così delicata, lei non me l'ha mai chiesto. Io però, proprio per questo, proprio vedendo che lei è così fine non me l'ha mai chiesto, io gliel'ho promesso. Quella promessa che come uomo onorato e soldato mi lega fino alla morte. Non volermi male. Ed abbi un poco di carità per il tuo misero papalino. Ho bisogno, ho diritto di avere un poco di pace. Dopodiché, effettivamente, sposa la Rosina e a partire da quel momento, appena può, se ne va tranquillamente in pantofole a fumare la pipa insieme alla Rosina e ai ragazzini che crescono e scappa dagli impegni di Stato. Ecco, l'uomo è curioso, come vedete. C'è questo grande appetito carnale in tutte le direzioni, c'è questo disprezzo per le forme, c'è il sentimentalismo che traspare anche da quest'ultima lettera che vi ho letto. C'è una retorica ingenua e sotto però un solido buonsenso. Una certa rozzezza che spaventa le regine Vittoria di turno e che però magari piace anche alla gente. Ecco, tutti questi tratti
allontanano totalmente Vittorio da Cavour, che non avrebbe potuto essere più diverso, e lo avvicinano invece a Garibaldi. Vittorio e Garibaldi erano su posizioni politiche opposte. Ci sono stati momenti in cui Vittorio, se avesse potuto far impiccare Garibaldi, lo avrebbe magari fatto volentieri, e tuttavia, ogni volta che sono venuti a contatto, si è scoperto che tutto sommato, come tipi umani, una certa rozza familiarità fra loro nasceva, si assomigliavano abbastanza, pur essendo nati ai due capi estremi della scala sociale. E io, che non sapevo bene come finire stasera, finisco così. Domani parleremo di Garibaldi, parleremo di un uomo che da Vittorio non era poi così diverso, tutto sommato, come potrebbe sembrare. Grazie.